Vi presento subito quindi Alessandro Di Battista, buonasera. Buonasera. Cittadino, parlamentare del Movimento 5 Stelle, grazie, la prima volta che lei viene qua. Abbiamo avuto spesso Di Maio, ma questo è un inedito. Invece il direttore di Libero, Maurizio Belpietro, ci conosce e lo conoscete bene. Allora, siccome io devo subito smentirmi, ha sentito Beppe Grillo, ha detto non dobbiamo parlare di cavolate. Perché abbiamo parlato in tutti questi anni anche un po' il vostro movimento invece del problema Berlusconi? Anche se il blog di Grillo ha detto io sono deberlusconizzato e di quello non voglio parlare, però obiettivamente se ne è parlato troppo in politica e alla luce di questa sentenza abbiamo sbagliato a parlarne così tanto? Quindi la prima domanda è su Berlusconi. Che dura ancora molto poco questa domanda, non è su Berlusconi, se abbiamo sbagliato a ragionare su questo. Temo che l'errore più grande l'abbia fatto la sinistra qua in Italia. Io ho sempre votato a sinistra, poi mi sono disintossicato ad attaccare Berlusconi sulle stupidaggini totali. Proprio un grave errore, è come se parlassimo oggi di Totò Riina e parlassimo del fatto che Totò Riina ha rubato in un supermercato. Insomma, Berlusconi è uno che ha fondato un partito con il beneplacito della mafia, ha concluso accordi di non belligeranza con Cosa Nostra, ha sostenuto quindi economicamente per non avere in cambio danni un'organizzazione che poi ha fatto fuori il giudice Falcone Borsellino, e oggi la sinistra ancora a parlare di Rubbia e di quel processo. Che non ce ne frega. Su quel processo a me non me ne frega niente di Berlusconi. Nel 2015 a me di Berlusconi non me ne frega più nulla. Bene. Belpietro, posizione sua, addirittura dice la sinistra si è fissata Mamma su questo. Mia. No, si è fissata ad attaccarlo su Rubbi, l'escort, il bunga bunga. Secondo me gli ha fatto un favore a Berlusconi. Belpietro. Insomma, un favore forse non gliel'ha fatto, visto che lo ha trascinato per non so quante volte, mi pare di ricordare almeno una quarantina di volte in tribunale con delle accuse, quindi tanto favore non mi sembra, insomma, mi sembra invece che sì, sia stata una battaglia politica condotta con tutte le armi, tranne che quella del buonsenso, con argomentazioni, vedo che ritornano anche nell'intervento di Di Battista, assolutamente folli, peraltro smentite dalla stessa magistratura, come la mafia, tutte queste cose qui. Che... Sentenza in via definitiva. No, la sentenza in definitiva ha stabilito che non c'entrava nulla con le stragi, con tutto il resto. Quindi no, evidentemente... mica di quello, parlo del processo dell'Utri, se si è letto la sentenza. Dell'Utri si chiama dell'Utri e quell'altro si chiama... lui ha fatto da intermediario, intermediario tra Berlusconi e Cosa Nostra dal 74 al 92. Questo dice la... per la verità, lega la sentenza, lega anche tutte le volte che hanno assolto... Non facciamo il processo ora qua perché... Però esatto, basta, poco. Cioè, ci sono 10 milioni di persone, stiamo parlando di tutto, di Berlusconi. Manca soltanto lo spaccio, anzi hanno anche accusato di spaccio di droga. Eccola qua, 450.000 fan su Facebook, 70.000 su Twitter, follower su Twitter, di media scrive 2 post al giorno, ha un linguaggio molto diretto e si rivolge direttamente ai suoi seguaci. Usa spesso le maiuscole, cosa vuol dire? È un linguaggio un po' urlato, mettiamola così, e hanno molto successo i suoi video brevi. Che vuol dire? Cioè si fa i video? I suoi video in Parlamento e uno, il suo messaggio più virale che ha avuto più di 2 milioni di visualizzazioni è questo, è un suo intervento in Parlamento sul dimezzamento dei parlamentari. È stato viralissimo, più di 2 milioni di mi piace, di like. Bene, bene. Poi c'è il sentiment, anche questa è una novità, l'umore della rete, con un 51% di umore negativo. Senti Nicola, è sicuramente un risultato molto positivo perché mediamente noi registriamo un sentiment sui politici del 60% negativo, quindi sicuramente un bel risultato. Cioè in genere i politici hanno un sentiment, si dice così, sulla rete molto più negativo di qualsiasi partito essi siano, invece di Battista, detto Dibba, perché la chiamano Dibba Di Battista? Forse tutti i suoi. Forse perché mi chiamano Di Battista e quindi è un diminutivo. Ma tutti la chiamano Dibba, no? Sì, dai tempi del liceo, sì. Dibba, allora Dibba sulla rete va fortissimo. Dibba sulla rete va fortissimo, non ci dimentichiamo la nuvola delle parole. Alla fine della puntata insomma, ci sarà la nuvola con tutte le parole che avrete pronunciato bene di più durante questa le vostre serata. Parole chiave, le vostre alla fine parole chiave verranno prese. Allora, attenzione alle parole. Onorevole Di Battista, adesso deputato. Deputato. Deputato Di Battista, scusi. Se vuole la chiamo cittadino. Mi chiami pure solo Alessandro, però non onorevole. Ah, benissimo. Allora, deputato, io le vorrei presentare, perché è la prima volta che viene da noi, i nostri amici di Pagella Politica, che ne combinano sempre qualcuna. La combinano nei nostri confronti quando smentiscono le tesi di virus, ma l'hanno combinata anche nei suoi confronti. Davide, hai fatto un casino qua con il deputato Di Battista.
Abbiamo fatto un piccolo casino, sì. In realtà sono stati gli utenti del nostro sito che hanno combinato questa piccola storia. Ah sì, non è colpa vostra adesso. Non è colpa nostra, sentiamo. Noi ci tiriamo indietro. Perché? Raccontala veloce! La storia è questa, in realtà. Noi abbiamo raccolto sul nostro sito le dieci panzane dei politici più lette del 2014 e abbiamo chiesto ai nostri utenti di scegliere quale secondo loro era la panzana dell'anno. E quella che ha vinto era quella del tuo ospite qui presente questa sera. E poi in una piccola evoluzione di questa storia, il New York Times poche settimane fa ha deciso di raccogliere in un articolo alcune delle panzane più interessanti che sono uscite nel mondo, raccolte dai principali siti di fact-checking come Pagella Politica, e per l'Italia ha scelto proprio quella di Alessandro Di Battista. E però ne avevi altre nove. Che... Sì, noi ne avevamo altre nove, ovviamente ce n'erano di Matteo Salvini, di Matteo Renzi, anche al New York Times. Di chi? Chi erano? Tutti i politici erano? Beh, ce n'erano praticamente per tutti i gusti. Bene. Non è che il New York Times sia per forza il Vangelo. No, difatti non lo è stato in questo caso, perché ne aveva dieci, anche se la sua... Qual era la bufala che avevate... Parlavo di Boko Haram, che tra l'altro è un'organizzazione terroristica nigeriana, diceva... Secondo il New York Times l'ho fatta troppo grave. Ecco, recentemente ci devono essere le elezioni in Nigeria, non ci sono state per colpa dei terroristi di Boko Haram. Sì. Diciamo la panzana, ricordiamo brevemente, il deputato aveva detto che il 60% del territorio della Nigeria era in mano di Boko Haram e il resto era nelle mani di Ebola. In realtà di casi di Ebola ce ne sono stati pochissimi in Nigeria. Boko Haram occupa delle piccole regioni. Un paio di giorni fa una ragazzina si è fatta esplodere in Nigeria e ucciso una trentina di persone in Boko Haram. Torniamo sulle cose che ci riguardano. La vostra proposta prevede che non ci sia più questa roba qua della cassa integrazione. Ma Belpietro, quando parla di assistenzialismo, comunque solleva una questione importante. Bene. Qua in Italia, quindi non è che dice cose sbagliate. Insomma, l'Italia è il paese in cui ci sono i falsi invalidi, in cui se ne approfitta moltissimo. Però il fatto che ci siano alcune persone che non si comportano bene non significa che non dobbiamo sostenere 9 milioni di persone che oggi vivono sotto la soglia della povertà. Il problema delle casse integrazioni, di questi ammortizzatori sociali, per me sono sempre i sindacati. Non so se sapete che un tempo, ma fino alla passata legislatura, quando si trattavano nei tavoli di lavoro del Ministero dello Sviluppo Economico grandi casi tra sindacati e il MISE, c'era la presenza dei parlamentari. Da quando è entrato il Movimento 5 Stelle in Parlamento non ci permettono di entrare. Perché? Perché da sempre i sindacati si sono svenduti al governo di turno i diritti dei lavoratori. Il dramma sono gli intermediari in questo paese. Gli intermediari. La logica del Movimento 5 Stelle, questo va capito a casa, è la rottura con tutti gli intermediari. Noi stiamo molto in rete, perché comunque la rete permette di rompere con gli intermediari. E il reddito di cittadinanza, 780 euro a persona che non arriva a quella soglia, non è che diamo 780 euro a tutti, se c'è un pensionato che prende 500 euro, gli diamo 280 euro, consente anche di rompere con l'intermediazione dei sindacati che sono diventati gruppi di potere sindacati in Italia, hanno rovinato questo paese tanto quanto i partiti politici, per cui sull'assistenzialismo non ha del tutto torto, però direttore l'articolo 18 della nostra legge, e scrive chiaramente che se tu per tre volte rifiuti una proposta di lavoro, che il fatto che tu dai così tanti soldi, 780 euro a così tante persone, rimetterà in circolo l'economia. Se tu rifiuti quei tre lavori, tu quel reddito non lo prendi più. E se tu, abbiamo anche istituito il comma 4 dell'articolo 18, un nuovo reato, quello appunto di falso beneficiario del reddito di cittadinanza. Se tu menti e ti pizzica l'Agenzia delle Entrate insieme all'ISP, tu non soltanto rischi il carcere da 1 a 6 anni, ma perderai quel reddito per sempre. Quanto dura il reddito di cittadinanza? Il reddito dura fino a che tu non trovi lavoro. Okay, però siamo convinti che quei quattrini, 15 miliardi di euro, che tra l'altro rappresentano, io lo dico a tutti voi, il 2% della spesa pubblica in Italia, ma perché per gli F-35, quando si parla in uno studio di F-35, la domanda è servono o non servono, ma mai se ci sono le coperture finanziarie, o sul TAB, o sull'Expo, la domanda che voi giornalisti fate, ma ci serve, non ci serve, è un'opera giusta, è un'opera che non va bene, però mai se ci sono le coperture finanziarie. Invece quando si tratta di lotta alla mafia e alla povertà, tiriamo sempre fuori il problema delle coperture finanziarie, sempre. Quando i soldi ci stanno, io ci sto in Parlamento, sono due anni che sto lì, io vedo quotidianamente che i soldi se li rubano, poi ci dicono che sono populisti, ma non è così, se li fottono in qualsiasi modo, con il lobbista che ti impone l'emendamento, con la marchetta elettorale che devi dare, tipo gli 80 euro. Tipo gli 80 euro che sono uscite da destra e sono entrati da sinistra grazie al marketing di Renzi, che non dice la verità, che fa soltanto marketing. La mia esperienza, direttore, glielo giuro,
in 2 anni da parlamentare è che i soldi ci sono, e se noi non iniziamo a occuparci di questa povera gente, io abito a Prati, un quartiere di Roma, un quartiere piuttosto signorile, e qualche giorno fa l'ho raccontata questa storia, c'erano due persone, erano due pensionati ben vestiti, lui aveva la pochette, non erano due barboni, erano due pensionati ben vestiti e stavano rovistando nel secchio della Mondezza. È così. E allora, se la politica non si occupa prima di quelli, mentre invece in Parlamento continuano a salvare le banche, se la povera gente, anziché povera gente, si chiamasse banca, l'avremmo già salvata, l'avrebbero già salvata. Posizione di Battista molto chiara, sì. Se tu vuoi fare il furbo, prendere 780 euro avendo un lavoro nero, lo puoi fare. Se tu non vuoi lavorare, lo puoi fare. Se tu, siccome nella proposta non è limitato soltanto agli italiani, è consentito anche ai cittadini comunitari, e quindi vuol dire, la proposta ce l'ho qui, se vuole che la leggo, comunitari, devo interrompermi perché c'è un po' di pubblicità italiano. E poi ritorniamo, parliamo di questo. Se vuole gliela leggo. Belpietro, direttore? L'abbiamo scritta scritto noi, magari la sappiamo. Comunitari significa che i rumani... No, è qui, è depositata alla Camera. Sì, che devono essere... No, al Senato è depositata. Scusi, al Senato. Sì. Pubblicità, tra pochissimo. Se vuole che la leggiamo. Cittadini comunitari. Cosa vuol dire cittadini comunitari? Vuol dire che, per esempio, uno dalla Romania decide di venire qua e prende 780, si trasferisce qui. Residente, dopo un po' prende 780. Ci sono una serie di paletti. Mi scusi, di dopodiché, che no, nei paletti di non ci sono, c'è scritto, poi magari lo cambierete, ma nei paletti di mi faccia finire. Ma lei in questo momento così drammatico, mi lasci finire, ma i greci che prendono 300-400 euro si trasferiscono qui e stanno bene. Sì, si trasferiscono qua e vengono come stanno bene perché dopo 2 anni prendono il reddito di cittadinanza. Come se con 780 euro. Questo è un modo per far sopravvivere le persone. Io non ho voglia di stare a fare tante polemiche perché lei mi interrompe sempre. Mi lasci parlare, dopo parla lei. Incredibile. Le critiche sono tutte quante insieme e sono chiarissime. Comunitari, mi sembra. E coperture, nel senso che troppe tasse stanno distruggendo il mercato. Adesso lei la parola di Battista, poi abbiamo altri servizi e abbiamo tempo, non c'è, certo, c'è tempo per parlare. Io apprezzo il fatto che comunque il direttore sia entrato nel merito e non abbia detto che la proposta non va bene. Però mi ha detto che non interrompevo, io non l'ho più interrotto. No, dico non sono contrario, confermo. Però non mi interrompa neanche lei, cortesemente. Beh, sto confermando. Quindi evidentemente la proposta di legge è una proposta di legge sana. Il Parlamento può anche occuparsi di trovare altre coperture. All'interno di queste coperture che noi abbiamo trovato, e ripeto, il fatto che si stia parlando di coperture e non della bontà della legge è un grande successo della legge del reddito di cittadinanza. Qua ci sono dei tagli alle auto blu, che sono tantissimi. Il taglio agli stipendi dei politici, di tutti i politici. Io, direttore, lo stipendio me lo taglio. Lei quanto guadagna ora? 3.000 euro al mese. E gli altri parlamentari quanto? I nostri parlamentari guadagnano questo. No, gli altri, quelli degli altri partiti? Circa 13.000-14.000 euro. Lei alla fine del mese 3.000 euro, sì. Tutti i mesi. Netti però, onestamente. Sì, vabbè, 3.000. Sì. E in meno di 2 anni di legislatura io ho restituito 112.000 euro a un fondo per le piccole e medie imprese. Cioè, questa roba, se davvero la facessimo tutti, io penso che andare a dormire sereno del fatto che si sia compiuto il proprio dovere, si siano tagliati costi alla politica, che abbiano dei deputati rinunciato alle auto blu perché non hanno paura di camminare per strada tranquilli, questo ti fa dormire meglio a te e ti fa avere la coscienza che stai, grazie al Parlamento, non va bene una copertura, la troviamo un'altra. Questo è il lavoro che deve fare il Parlamento della Repubblica insieme alle altre forze politiche, al PD, anche a Forza Italia. Berlusconi, si parla solo di Berlusconi per alcune scemenze, altre no, sarebbe bello che Forza Italia o che Berlusconi lasciasse, perché di questo si tratta, la politica, appoggiando una misura che oggi sostiene il ragazzo che è costretto, l'ingegnere, a trovare lavoro a Mumbai, perché non lo trova qui. E quando si dice che non crea posti di lavoro, diceva il direttore, qui si compie un errore molto grande, perché il problema in Italia oggi è la domanda interna che non c'è, è il lavoro che non c'è, che va totalmente reinventato, che non penseremo certo di trovarlo producendo più acciaio, producendo più cemento, sul petrolio, sulle tasse sul petrolio, quando sappiamo che investire 1 miliardo di euro nel petrolio produce 700 posti di lavoro, quando invece se li investi nei rinnovabili, contro gli sprechi ambientali, si creano molti più posti di lavoro. Si tratta fondamentalmente di disegnare un'altra società. Totalmente. Però per far questo devi avere bisogno di tempo, non puoi permettere che delle persone muoiano di fame. Ci sono persone che muoiono di fame e i soldi si trova, un Parlamento è in grado di trovarli. Se sono stati in grado di trovarli per caccia a bombardieri, per guerre, io tra l'altro una cosa ho letto del direttore,
che qualche anno fa, quando si è destituito Gheddafi in maniera violenta, sì, lui ha preso una posizione giusta e corretta, uno dei pochi che l'ha presa contro quella guerra assurda. Non solo. È vero, forse dei giornalisti, eh? Sì, sì. Noi non, dei politici no. Noi non eravamo in Parlamento. Parlo di giornalisti. Noi non eravamo in Parlamento. Ecco, quanto ci è costato quella guerra? Quanto ci sono costate quelle missioni internazionali di pace? 12,7 miliardi di euro dalla guerra in Afghanistan e in Iraq, comprensive di morti tra i nostri soldati, di morti civili e di uno sperpero incredibile di quattrini pubblici. Allora, direttore, non è vero che i soldi non ci sono. I soldi ci sono, ma alcuni se li rubano. Lei mi dice, dato che qualcuno se lo ruba e non è, non è che la maggior parte degli italiani sono disonesti, allora non facciamo una legge come la legge 104 per i disabili, è giusta. Poi ha ragione pure lei che ci sono i falsi invalidi, ma il problema sarà l'assenza di controllo. Deputato, i partiti che ci guadagnano pure grazie a queste marchette, ma non la legge 104 che ho finito, non la legge 104 che aiuta i disabili. Bene. Cioè è proprio il suo ragionamento, che ritengo con il massimo rispetto di Dio, è sbagliato. Cioè una legge è giusta, però non l'applichiamo perché ci potrebbe essere qualche ladro. No, i ladri sono sbagliata sin dall'inizio, perché spendiamo dei soldi. Ma come prima ha detto Caracolletta. No, è giusta la legge. E allora? Serve aiutare. Allora anziché disegnare una legge che consente di dare dei soldi a chi non è italiano, dei soldi a chi magari... A chi non lavora, scusi, e chi appena lavora non li prende allora più. Ha ragione. Il Movimento 5 Stelle vuole smantellare lo Stato sociale, gli strumenti che ci sono adesso per sostituirli con questo nuovo sistema, ma io non credo che il Movimento 5 Stelle voglia smantellare il sistema sanitario nazionale, l'INPS e tutti gli strumenti che ci sono per la tutela del lavoro. Rispondo quindi però, non credo che sia fattibile. Dice che non è fattibile perché dice cioè abbiamo troppo welfare, sostiene, mi sembra di aver capito l'Italia è il paese che spende meno in stato sociale d'Europa. Consiglio alla giovane ragazza di leggersi la legge e la copertura. Non c'è un euro di tasse sul lavoro qua, anzi il lavoro in Italia è troppo tassato e il problema spesso anche del lavoro nero è il fatto che il lavoro sia troppo tassato, evidentemente. Bene. Io però mi chiedo in che mondo vivete quando si parla di eccessi di tutele per la gente in difficoltà. Ma voi sapete che i suicidi tra gli imprenditori sono cresciuti negli ultimi anni in maniera esponenziale? E non soltanto in Sicilia. Raccontare a me. Non c'è niente. Quante volte ne abbiamo scritto? E non soltanto in Sicilia. Non soltanto in regioni produttive come il Veneto, ma anche in Campania, dove hanno sempre saputo affrontare la crisi. Cioè il concetto è questo. Quale incremento al costo di lavoro se non c'è una copertura del genere? Rispetto poi alla 104, sì, a quelle persone che se ne approfittano. È evidente, sì, ma che mancano i controlli. Libero, io ho letto un articolo di qualche anno fa, parlava di quanto... L'INPS, e c'era Mastrapasqua, quello che aveva cumulato non so quanti incarichi, e la moglie è un'altra che ha 20 incarichi, ci rendiamo conto dove vanno i soldi. Ecco, Mastrapasqua aveva tagliato sui controlli da parte dell'INPS, come si taglia oggi sui controlli da parte della Guardia di Finanza. Però il problema non è un clima, è un clima di illegalità complessivo. Questo è il paese in cui l'attuale presidente della Commissione Cultura della Camera, che si chiama Galan, ed è un galeotto oggi agli arresti domiciliari in una villa dorata, si percepisce due stipendi, uno da parlamentare e uno da presidente della Commissione Cultura. Questo è il paese dove le regioni rosse del PD ben amministrate si sono lasciate tranquillamente infiltrare dal crimine organizzato e dall'andrangheta, che non sta più soltanto in Calabria, sta nelle regioni ben amministrate, tra virgolette, del Partito Democratico, si è infilata nell'Expo, nel TAV, in tutte le grandi opere. Cioè lo capite che il mondo, cioè, l'Italia è questa. Scusi, alcune persone non votano il Movimento 5 Stelle in Italia proprio perché sanno che siamo un movimento onesto, perché c'è gente che ci campa sulla corruzione. Questo è il dramma. Però non possiamo dimenticarci chi, ho finito, chi ripeto, deve scappare. Io ieri stavo a prendermi un panino a Ponte Milvio, sono di quella zona, gli unici discorsi che si sentivano tra i ragazzi di 20 anni, che io quando avevo 20 anni forse non mi potevo comprare una casa, non pensavo a comprarmi una casa, e infatti la casa ancora non me la posso comprare, però non pensavo come mio sogno, quasi obbligazione, fosse l'emigrazione, andarmene via, non a Londra, a New York, ripeto, ma a Mumbai. Cioè questa è l'Italia. Che dice Peppino? Semplicissima. Se mi danno 780 euro di reddito di cittadinanza per perché guardare la TV, perché lavoro? Dovrei cercare lavoro a 800 euro al mese?
È così. Questo è Vittorio Romano. Il lavoro, il lavoro. A Vittorio Romano, sì, che caro Vittorio Romano, esatto. Il lavoro, nel momento in cui 15 miliardi di euro entreranno nell'economia reale, quindi verranno spesi, perché chi prende 780 euro spenderà in un mercato, in un esercizio commerciale, in una piccola azienda, e sono queste che stanno subendo maggiormente la crisi, evidentemente si instaurerà un circolo virtuoso che creerà, rilancerà la domanda, mi faccia finire, creerà posti di lavoro. E nel momento in cui a te, Vittorio Romano, ti presenteremo, ti daremo come offerta tre posti di lavoro e tu li rifiuti, e tre offerte di lavoro possono anche esserci nel giro di due mesi, tu quel sussidio lo perdi. Non è che Vittorio Romano starà tutta la vita lì. Se rifiuta quei tre, no, voi due, perché dite no? Per un motivo semplice, che non lo certifica nessuno. Non abbiamo uno strumento per sapere chi ti offre il lavoro e chi lo registra. Non è vero. Non esiste in Italia. All'interno, ve l'ho spiegato perché non esiste. E aggiungo di più. Tu ti tieni gli 800 euro, 780, e ti becchi anche il lavoro nero. Posso quindi fare vai a fare il lavoro nero, domanda e sei a posto. Che può sembrare un po' scusatemi. Come succede già con i cassi integrati spesso. Lo so, lo voglio far vedere, ma aspettate un attimo. Io però voglio chiedere alla aggiungo, questa iniziativa, questa proposta, si aggiunge ai cassi integrati, perché i cassi integrati hanno un lavoro. Quindi noi diamo ai cassi integrati che non hanno un lavoro. Non ci sarà più la cassa integrazione, immagino, nell'ipotesi. E non c'entra. Deputato, non ci sarà più la cassa integrati. Stiamo già pensando al fatto che appunto gli attuali ammortizzatori sociali siano totalmente da riformare. E questo è il punto. Totalmente. Non ci sarà più perché la cassa integrazione. Perché sono fallimentari, perché c'è in quel caso l'intermediazione, ripeto, del sindacato. Non è così. Che è fondamentale. Come non è così, Belpietro? No, perché la cassa integrazione tu sei a carico di un'azienda, quindi hai un lavoro, non l'hai perso il lavoro, ce l'hai un lavoro, ma ricevi l'assegno di mobilità e ricevi la cassa integrazione. Francesca, quindi ma non io sei mi chiedo, se è l'idea più errata del mondo, ora si è passato da che si trattava idea giusta, però con coperture difficili e con difficoltà di controllare, a un'idea che sembra la più sbagliata del mondo, bisogna in tutta Europa c'è. Perché c'è in tutta Europa? Fa già perché in Danimarca danno 1200 euro a rilanciare l'economia? C'è in tutta Europa sto reddito di cittadinanza? Curiosamente complessa e strana, perché sì, però in realtà vediamo che a quanto pare, lo vediamo nella grafica 62, in realtà no, non c'è in tutta Europa, a quanto sembra, perché in realtà quello che c'è in tutta Europa è un'altra cosa. Ora facciamo una questione un po' di lana caprina, perché quello che c'è in tutta Europa è il reddito minimo garantito. Che è la stessa cosa? No. Sono due cose diverse, lo vediamo nella prossima grafica, sono due cose, eccola qui, sono due cose diverse. Allora, perché il reddito di cittadinanza vuol dire che chiunque, per il solo fatto di essere cittadino di un paese, riceve. Che sia povero, che sia ricco, che sia immigrato, prende dei soldi. Okay. Il reddito minimo garantito invece è un'integrazione che viene data a chiunque per ricevere, che non raggiunge una certa soglia. Ma anche il reddito di cittadinanza, infatti, se io sono un pensionato minimo che 500, ho 480 euro, ho un sussidio che mi fa arrivare a 700 euro. Il concetto è che tu oggi in Italia non puoi vivere con 490 euro, non ce la fai a meno che non vai o a diventare un soldato dei casalesi in campagna, perché di questo si tratta, o non diventi addirittura una vedetta dei narcotrafficanti in alcuni quartieri periferici di Roma, perché succede questo in Italia, oppure vai a rovistare nel secchio della Mondezza. Finisca pagella politica. Insomma, quindi, detto questa differenziazione, che quindi stiamo chiamando questa cosa tutti quanti con un nome che è abbastanza sbagliato, il punto è, ce l'hanno in tutta Europa, sì o no? E la risposta è sì, tranne la Grecia e l'Italia, tutti in Europa hanno una forma più o meno strutturata, più o meno generosa, di integrazione del proprio reddito. Questo per quanto reddito ci riguarda è si vero. Diversamente, ma più o meno la stessa roba, dice Pagella Politica, quindi è vero per voi? È vero. Posso dire? Cioè, prima fa la bufala dell'anno, poi adesso è vero la cosa che dice Di Battista. Insomma. Avete fatto parte. Posso? Dice qualcosa Vai. Di vero. Non è proprio così. Perché? Scusate, in Danimarca, che noi chiamiamo sempre in quel tempio, certo è vero che esiste un reddito che ti viene dato se tu perdi il lavoro, sì, ma tu fai una formazione, decidi, ti mettono tutti i giorni e vai a scuola, impari un lavoro, ti assegnano un lavoro, dopodiché, e se tu rifiuti quei lavori che ti vengono assegnati, il reddito di cittadinanza, dopodiché perché non c'è la formazione. Ma assolutamente in Italia sì. Non esiste la formazione, non esiste la ma formazione, sì. E quando è esistita, ricordatevi, ha provocato un piccolo problema, e cioè soltanto ruberie. Non a caso un deputato del Partito Democratico genovese è stato arrestato per i corsi di formazione della regione, quindi e il problema non è il corso di formazione, che tra l'altro io ho votato favorevolmente, ovviamente, e grazie al movimento è stato arrestato. Posso finire per spiegare che cosa
sta dicendo le nostre stesse cose. La flex security che è il modello. Allora, Nicola, il reddito di cittadinanza è un anestetico per le masse, un'elemosina che toglie dignità. Ma chi lo dice questo? Donatella Zini. Vabbè, ok, insomma, ci sono anche altri molto positivi, certo, sulla rete, insomma la rete, sì, si divide ovviamente. Anzi, però sono in tanti che scrivono questo, te l'ho letto soltanto uno, ma sono in tanti. Va bene, comunque ricordatevi, ha ragione Di Battista, ha ragione Belpietro, sono due posizioni chiaramente che partono secondo me da un'idea comune, cioè che bisogna aiutare le persone più deboli, però dice Belpietro, attenzione perché vediamo tante di queste cose. Mentre Di Battista cosa dice? Iniziare a dire una cosa sul Jobs Act. Prego. Quei ragazzi che sono stati assunti, in bocca al lupo, speriamo non vengano mai licenziati. Però la domanda non è contratto a tempo indeterminato, tutele crescenti, il cambio di nome. La domanda che ci dobbiamo porre, sì, quei ragazzi che sono stati assunti, che li oggi, sentiamo, parli a loro, se ci vanno sono in banca, la banca gliela dà un mutuo, glielo concede un mutuo, gli concede un prestito per comprarsi un'automobile con il contratto a tutele crescenti? È questa la domanda. Perché voi lavorate e in bocca al lupo e andrà alla grande, ristorante, farete cibo buonissimo e lavorerete per sempre, faccio un grosso in bocca al lupo anche allo chef e al proprietario, però l'unica possibilità per costruirsi una vita e tornare a far figli, perché in Italia i figli non si fanno più, è costruirsi, avere una casa a disposizione, avere delle sicurezze che ti possono dare banalmente un mutuo. Le banche il mutuo ve lo danno con questo contratto. Bene. Quando sanno, mi lasci concludere, quando sanno che il datore di lavoro, e non sarà questo caso certamente, potrebbe, ha la possibilità di licenziare semplicemente monetizzando un diritto che è il diritto del lavoro. E l'ultimo, volevo fare soltanto un accenno a Belpietro, che solleva giustamente il caso di Franco Antonio Genovese, un deputato che si è intascato milioni di euro per la formazione dei giovani siciliani e che anche grazie al nostro voto del Movimento 5 Stelle è andato in galera, grazie a Dio. Ma il problema non è finanziare la formazione che serve, lei prima diceva che senza la che all'estero la formazione, certo, serve. Il problema è che i partiti politici, gente come Franco Antonio Genovese, che già era indagato quando è entrato in Parlamento, li candidano e li fanno entrare nel posto decisionale. Sì, tutti i partiti ce li hanno. No, tutti i partiti ce li hanno, come lei sa, tranne uno. Cioè il problema è che l'illegalità parte dall'alto, cioè il pesce puzza sempre dalla testa. Questo è il concetto che fino a quando entreranno questi corrotti all'interno delle istituzioni non faranno mai delle leggi utili per aumentare i controlli che vanno contro loro stessi. Lo capite qual è il meccanismo perverso? Io lo dico a tutti voi. Lo capite il meccanismo perverso? Fino a che continuiamo a dare i soldi con il voto di scambio che è alimentato dall'assenza di lavoro. Il reddito di cittadinanza consente anche di sconfiggere questo cancro in Italia, che è il voto di scambio. Persone che in tutta Italia, dal nord al sud, vendono il proprio voto ormai per una busta della spesa, per un buono benzina. Il rischio è che succede, lo questo lo vendono anche per questo, non gli date ancora di più. Allora, il problema è che o tu smonti questo sistema, sì, oppure regali altri soldi a queste organizzazioni, a questi corsi di formazione, perché se tu prima non cambi le regole, se non cambi come distribuisci questi soldi, l'accertamento di chi ruba, come per i falsi invalidi, come per il resto, stai regalando altri soldi alle mafie e alle organizzazioni criminali. Detto questo, scusate, mi perdoni, cioè, ho detto all'inizio, questo non crea lavoro, questo meccanismo non crea lavoro, addirittura rischia di far sì che qualcuno pensi, tutto sommato 780, ma forse anche 1000 euro, perché se sei una persona che magari ha pure un figlio prendi 1000 euro, no? 1000 euro netti, faccio a meno di andare a lavorare, è quasi più comodo, mi perdoni, quando non hai un sistema. I due paesi dove non c'è, Italia e Grecia, sono i paesi dove c'è la più alta disoccupazione in Europa, ci avete pensato? Dove c'è negli altri paesi la disoccupazione più bassa? Italia e Grecia non ce l'hanno? E la disoccupazione è più alta. Non gli date retta. I partiti difendono gruppi di interessi, è sempre la stessa storia. Apriamo la testa. Ma se vuol parlare solo di Battista. No, parlo con loro perché loro insomma sono interlocutori. Io però non gli date retta. Il risultato sono bugie. È questo. Che allora, si sono regalati lo so, soldi, vedo convinto, soldi a tutti quanti. Bene, bene, bene. Adesso mettiamoci un attimo un po' con freddezza a ragionare su un'altra cosa di Battista, perché il tema vero, e lo abbiamo affrontato con l'onorevole Salvini la settimana scorsa, due settimane fa con il presidente Renzi, oggi con lei che è la politico qua in trasmissione, che fa una proposta, che anche Belpietro ha detto che c'è una sua ragionevolezza, e tra l'altro segnalerei alla Serafini che tutti quanti i grandi liberali di destra, Friedman e Hayek, erano per questo reddito di cittadinanza. Le Ville Pen in Francia, se non sbaglio. Ma, sì, sono tutti quanti, sì, la destra liberale è fuori. Però, mi scusi, il tema è il seguente, che pongo perché abbiamo un ospite che le introduco subito, che è l'ingegner Cavanna. È
dietro alle nostre buone intenzioni, anzi alle vostre buone intenzioni, dei politici e anche dei politici più seri, poi però ci sono le praticità di come si gestiscono cose, che è la grande obiezione che le sta facendo la Belpietro. Adesso le faccio un esempio. Lei ha parlato prima dell'energia, dell'ambiente, del petrolio. L'ingegner Cavanna dov'è? Dove sta? Ce l'è? Ce l'abbiamo in collegamento? Non c'è il collegamento, quindi l'ingegner Cavanna non è in collegamento. Posso ci racconterà fare che una cosa vuol dire? Cosa vuol dire una norma che avete appena approvato in Parlamento in termini di posti di lavoro? E questo è il punto, che alcune norme che hanno delle logiche straordinarie poi diventano un problema per i cittadini che perdono i lavori. Perché? Le faccio esempio semplice. Gli F-35 ci fanno schifo, non li vogliamo, non vogliamo fare la guerra, eccetera. In Italia si lavora sugli F-35 perché siamo leader europei nella costruzione delle ali degli F-35. Quindi dobbiamo sapere che se non spendiamo ma quei soldi là... se quei quattrini perdono... investiamo sul dissesto idrogeologico per fare centinaia di opere, perché in Italia appena piove ci scappa il morto, le persone non lavorano? Certo. Cioè, ma che discorso è? Dove investirli i soldi? Che c'entra? Le persone lavorano pure se i soldi alla mafia. Questo lo decide il Parlamento. Certo, questo lo decide oggi la maggioranza del PD che mi entra in Parlamento contro gli F-35 e mi vota ingegner Cavanna, regolarmente buonasera. Il programma di F-35. Paese che vanta 50 siti o passa patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO, con la più importante enogastronomia del mondo, un paese pieno di cultura, di bellezza, lei considera una fonte di lavoro il fossile, ma lei lo sa che per ogni miliardo investito nel fossile si creano 700 posti di lavoro, quando se investissimo un miliardo, ripeto, sul dissesto idrogeologico, sull'efficientamento energetico, si creano migliaia di posti di lavoro, non sono dati del Movimento 5 Stelle. Poi lei fa il suo lavoro, io la rispetto, però chiaramente lavora per delle lobby petrolifere, evidentemente ha al suo interesse legittimo di supportare investimenti, ma la tecnica di cui parla lui, tra l'altro è quella che ha prodotto i vari capodogli, se non sbaglio, che a Basta avevano perso l'orientamento, ma voi pensate sul serio che nel 2015 noi sistemiamo questo paese grazie al petrolio, il cemento, grazie alle trivellazioni in Basilicata, ma quanto pagano di royalties questi gruppi petroliferi importantissimi in Basilicata? Quanti sono i giovani lucani che acquistano lavoro grazie al petrolio? Rispondere? Noi dobbiamo ridisegnare un mondo e un'Italia totalmente differente, investendo in Italia, enogastronomia, turismo, energia verde. Scusi, abbiate pazienza, perché i comizi qua li fanno tutti quanti. Un bellissimo pezzo sul Messaggero ci ha raccontato che l'Adriatico è come un bellissimo bicchiere in cui una cannuccia la mettono i paesi dell'ex Jugoslavia e l'altra cannuccia noi non la mettiamo e quindi noi vedremo svuotato l'Adriatico dalle trivellazioni che faranno gli altri. Quindi se c'è un rischio ambientale lo fanno male gli altri, probabilmente con aziende internazionali, e noi non utilizziamo le risorse che ci sono là dentro. Questo però non glielo dico io, lo dice un candidato. Non è stato il nostro candidato, abbiamo votato un altro presidente. Ci sono dei giacimenti di petrolio che si estendono le acque territoriali di Italia e Croazia, ma se non cambierà la nostra strategia, io non porterei proprio come siamo davanti a un caso classico, quello di un bicchiere con una sola cannuccia, meglio averne io due. Io non so se lo dico perché Romano Prodi sia uno che ci ha fatto entrare nell'euro contribuendo alla distruzione dell'economia in Italia sia la fonte autorevole che dà ragione ai petrolieri, anzi Prodi, amico di Nazarbayev e di altri satrapi kazaki, francamente lei non l'ha votato alle Quirinarie. Sembra proprio che quasi rafforzi la nostra idea. Non era il candidato di Battista, chiaramente, alle Quirinarie. Oggi tiriamo fuori uno che comunque ha contribuito all'inizio dello sfacelo dell'economia italiana come fonte autorevole per risolvere i problemi dell'economia. Di Battista, a me va benissimo. Sto semplicemente dicendo che l'avevo fiscato tra uno di quelli che pensavo non fossero proprio della lobby. Ci saranno centinaia di altre dichiarazioni che sulla tecnica di cui parla l'ingegnere, sul fatto che investire oggi in fossili, tra l'altro non ci dimentichiamo che questo è un paese dove la guerra ce l'abbiamo in casa, si chiama pure cancro, perché l'inquinamento dovuto ai combustibili fossili, all'abuso, al carbone, al petrolio, ai rifiuti tossici sotterrati nella terra dei fuochi o anche nel Bresciano, perché le terre dei fuochi stanno anche nel nord, queste producono cancro e malattie e non costano di più queste malattie, se poi vogliamo fare i venali al sistema sanitario nazionale, oltre che costano morte perché muoiono ragazzini di leucemia. Cioè, ma che mondo vogliamo? Un mondo in cui per il profitto, tra l'altro ridotto rispetto agli investimenti sul dissesto idrogeologico, muoiono dei ragazzini. Cioè, vogliamo questo? No, ce lo diciamo, perché se questa è l'Italia che vogliamo costruire, io francamente non ci sto. Beh, Pietro, un'ultima cosa, perché poi voglio un ospite, e il tema ovviamente non è soltanto adesso dell'Ergan, sto dicendo queste norme sui disastri, sulle burocrazie,
sia, eccetera, non rischiano di incessare un po' questo sistema? Ma noi abbiamo fatto scappare tantissimi investimenti, anche apparentemente sicuri. Adesso lasciamo perdere questa ricerca, ma per esempio quando si parlava di fare degli stoccaggi di gas, c'erano aziende pronte a farlo, noi abbiamo resistito in tutti i modi, queste stesse aziende hanno dirottato l'investimento non in paesi dove non si rispetta l'ambiente, magari in Scozia per esempio, no? Che pure mi sembra un posto abbastanza qualificato dal punto di vista dell'ambiente. È successo con la British Gas, è successo con gli spagnoli di Repsol, è successo con tanti, perché si potevano fare i rigassificatori e non li abbiamo voluti. Era un investimento importante, ma per amor di Dio è tutto legittimo, eh? Ognuno deve sapere che fa una scelta e quella scelta corrisponde a meno lavoro, meno occupazione, meno soldi e una situazione migliore. Infatti Di Battista che cosa dice? Dice quella che è una teoria del Movimento 5 Stelle, è la decrescita felice, cioè riduciamo tutta una serie di cose, rinunciamo a una serie di cose, ci troveremo con meno risorse, forse staremo meglio, non lo so. Greta, questo lo dice Belpietro, però non lo dice Di Battista. No, questo lo dice il Movimento 5 Stelle, se tu c'è vuoi un bellissimo, investire in piccole la decrescita felice è l'argomento opere, cioè, principale di Beppe Grillo. Migliaia di piccole opere contro, ripeto, il dissesto idrogeologico, perché oggi non se ne parla, ma appena ripioverà due o tre giorni ci saranno i morti in Liguria, in Sardegna, e poi non si trovano i quattrini per gli alluvionati sardi. Investire in piccole opere produce posti di lavoro, quindi produce crescita. Se poi dobbiamo pensare che la crescita ad ogni costo Grillo sia successo, pensiamo che anche un tumore è una crescita, di cellule tumorali. Ragioniamo su questo, anche un tumore è una crescita se ci pensiamo. Al medico fatto in un certo modo. Questo dice la cannuccia lei. La lasciamo ai croati. Perciò vediamo con Greta quante cannucce abbiamo lasciato ai croati. Io ti dico solo una parola, no. No. È la parola in Italia viene pronunciata spessissimo, l'Italia dei no. Ci sono, ho trovato, così facendo una ricerca abbastanza veloce, 33 comitati del no. Eccoli qua, te li faccio vedere. Anzi, te li leggo tutti quanti. No F-35, no Dal Molin, no Mose, no Ponte, no Ampliamento Sicornella, via le bombe nucleari, no TAV al Susa, no TAV Trieste, no TAV al Sangone, no TAV al Trento. Vado avanti, ce n'è uno che mi piace, no IKEA. C'è anche Noikea. Non si piace molto. Ma chi è Noikea, che ha fatto? No Decathlon. Ma dai, perché no, la Decathlon doveva insediarsi in quartier generale. Ti faccio vedere con la grafica. Pure Nobel Pietro, però. Ci sarà anche Nobel Pietro, ma anche Nodi Battista. Chi lo sa? C'è anche Nodi Battista, infatti mi sembra che sia abbastanza. Esiste pure sia l'anticorruzione, sia il reddito di cittadinanza, il sia il conflitto di interessi. Quanto ne hanno parlato e quanto porterebbe lavoro una legge sul conflitto di interessi, che pensavamo che poi non la volesse Berlusconi, quando invece ha governato il centro-sinistra, non la vogliono perché loro, io questo ve lo devo dire, in due anni in Parlamento io pensavo veramente che l'anti-berlusconismo fosse un valore, e invece il centro-sinistra è davvero peggio, perché approva le porcate peggiori però sotto la simbianza di essere diversa. Non mi attacchi anche il centro-sinistra adesso, buono, cioè, venga, perché qua sembra che c'è ma Renzi è venuto qui. Sì, è venuto due volte, questo è il problema, nasce da quello, no? Che non deve venire il Presidente del Consiglio. Sai, Porro, non è che mi lamento che vada in TV il Presidente del Consiglio, che tanti giornalisti non gli abbiano mai fatto le domande. Giusto. Siano sempre prostrati a questi uomini di potere. Insomma, io quando vado in televisione mi fanno pelo e contropelo, e secondo me è corretto. Io sono andato da Vespa, mi ha fatto pelo e contropelo, anche la trasmissione di oggi è scoppiettante. Eppure invece quando va a Renzi, ultimamente anche Salvini, gli viene dato il microfono e dite quello che vuole. Beh, lei ha parlato anche lei qui, in questa televisione in cui si parla, secondo me litigare è brutto, perché non capisce niente. Infatti è stata scoppiata, ho parlato e ci siamo confrontati e scontrati. Però ripeto, cioè, questa roba si nota moltissimo in televisione quando c'è Renzi, ultimamente anche quando c'è Salvini. Cioè una sorta di sudditanza psicologica nei confronti di alcuni potenti. Ce l'abbiamo anche nei suoi confronti, oggi siamo stati... Beh, con me non ce la deve avere, mi può fare tutte le domande. Lo so, difatti lei non ha chiesto nulla, anzi si è portato uno sparring partner come Belpietro, che è il più cattivo di tutti. Scherzo, Belpietro è cattivissimo. Il problema oggi di Renzi, dopo che avete finito di farvi i complimenti, posso dire invece una cosa concreta? Scusate, Belpietro è un genio. No, perché dopo che avete fatto questo siparietto, prima lui diceva una cosa giusta a proposito di quei ragazzi che stavano là in cima. Dice: ma voi cari ragazzi, ma adesso che avete il contratto a tempo indeterminato, che però poi alla fine potete anche essere licenziati, ve lo danno il mutuo le banche? E allora io rivolgo un'altra domanda, ma all'estero, dove non c'è il contratto con l'articolo 18, dove non c'è il contratto garantito, le banche lo danno ai giovani? Sì,
lo danno. E allora il problema sono le nostre banche, non sono i giovani che magari si mettono in discussione e prendono un lavoro, magari anche con la possibilità di essere licenziati fra un po'. Il problema è che le banche non danno il finanziamento. Ma allora fate qualcosa. Il problema delle banche in Italia è evidente che è un problema. Non so se vi ricordate che una delle grandi battaglie che abbiamo fatto in Parlamento, insomma, ha fatto quasi scalpore, è stata contro 7 miliardi e mezzo regalati di soldi nostri alle banche private. Abbiamo occupato i banchi del governo, il questore D'Ambrosio diede una pizza a una mia collega, insomma, ci hanno definito in quel momento violenti, squadristi, quando stavamo difendendo appunto i nostri soldi, perché sappiamo che oggi il sistema bancario nazionale non dà credito. Non dà credito da un lato, piccola parte perché c'è gente che non restituisce, però moltissimo Verissimo. Perché vengono fatte delle operazioni speculative vergognose anche con i soldi della BCE, penso che su questo lei sarà d'accordo, cioè la Banca Centrale Europea che ha finanziato gli istituti privati senza che lo Stato, però il problema è che partiti e banche spesso coincidono. Vi ricordate Fassino, abbiamo una banca, i furbetti dal quartierino, non è sempre questa Pietro, storia, però anche dall'altra parte, insomma il senatore Verdini è uno che ha avuto un crack con una banca. Banchetta comunque che ha fatto indagato, però il concetto è questo: fino a quando le fondazioni, spesso gestite dai partiti politici, gestiscono le banche private, evidentemente manca la volontà. È sempre lì la questione, è sempre legata a poche persone che detengono in questo paese la maggior parte delle ricchezze. L'altra deputato di Battista. Vendere aste pubbliche, dice, e i privati comprano senza tanti... A parte il fatto che esiste anche lo scandalo di stessi mafiosi che riacquistano dei beni sequestrati appunto alla mafia. Questo servizio dimostra quanto comunque il malaffare si sia infiltrato dovunque. Si parlava di cooperative, insomma, lo sappiamo, lo scandalo delle cooperative rosse, io sono di Roma, o dello scandalo di Mafia Capitale, che sembra che siano passati 2 anni, invece sono passati 60 giorni che ci hanno fatto capire che c'è la mafia qui e che spingeva politici di centrodestra e di centrosinistra a dare appunto appalti, quattrini pubblici a organizzazioni privati per dare, come dire, per fare del bene, quando invece questi soldi vengono rubati. Però allo stesso tempo c'è in atto in Italia una sorta di quasi mantra che ci vuole far credere che tutto ciò che sia pubblico fa schifo. Non è così. La sanità pubblica, la scuola pubblica funzionerebbero se non ci fossero i ladri. Il problema sono i ladri, non è il pubblico Serafini. In sé. Anche no, il Parlamento è un'istituzione pubblica. I ladri. Però senza i ladri farebbe gli interessi dei cittadini. Il problema sono i ladri. Il problema si chiama onestà. Ormai spesso, soprattutto nei posti di comando, ci sono posizioni e uomini disonesti. Non ci sono gli incentivi che valorizzino gli onesti, non ci sono gli incentivi e nei meccanismi che permettono di far lavorare gli onesti. Cioè l'intero sistema di governo e di controllo italiano favorisce queste dinamiche. Se tu non hai una persona che controlla quello che spendi, perché non hai un criterio, diciamo, di merito, che è poi quello che funziona nelle aziende, se tu non hai questi criteri nel modo in cui tu fai funzionare una struttura pubblica, è ovvio che sei incentivato a lavorare male, a sprecare, a essere disonesto. Cioè non ci sono dei criteri aziendali in quelle che sono le dinamiche pubbliche. Secondo me sarebbe ora giunto il momento di inserire queste dinamiche e questi controlli affinché lo Stato possa diventare in qualche modo un imprenditore e possa usare i miei soldi e i vostri soldi in una maniera più efficiente. Questo significherebbe avere anche dei servizi migliori. Non dimentichiamocelo, perché quando si risparmia si hanno anche dei servizi migliori, e non mi può dire l'onorevole Di Battista che il sistema sanitario nazionale funziona bene, che la scuola funziona bene, non me lo può dire, perché ci sono tantissime persone che la potrebbero offendersi da questa dichiarazione, perché quando bisogna aspettare 6 mesi, 9 mesi per un controllo medico e bisogna rivolgersi al pubblico pagando 2 volte quello che noi spendiamo, ovvero con le tasse, con il ticket la prestazione medica del privato, lei veramente sta offendendo queste persone, e tra queste mi metto anch'io, perché ho avuto un sacco purtroppo di problemi di salute da bambina. Se noi non ci fossimo rivolti al privato avremmo avuto comunque delle conseguenze negative, quindi non mi dica che il sistema funziona, va rivoluzionato tutto e vanno inseriti dei criteri come ci sono nelle aziende. Mi dispiace, ma noi lo Stato sociale così come l'abbiamo non ce lo meritiamo, non riusciamo a gestirlo, stiamo facendo soltanto dei grandissimi danni. Prima lo smantelliamo, prima lo riformiamo e meglio è. Si impegna a
fare questo. Porro. Risponda lei, sì. Io conto poco qua, come sembra, si capisce. Sembra che io stia al governo, io faccio parte di un gruppo che sta all'opposizione, vuole cambiare radicalmente tutto il paese, a cominciare dalla burocrazia, appunto, mandare davvero a casa questa gentaglia che però ha ridotto. Però lei Servini dice facciamo fare meno Stato. Forse non ha inteso bene la ragazza, io non ho detto che la sanità pubblica funziona e i trasporti pubblici funzionano o l'istruzione pubblica funziona, non ho detto questo, ho detto che il problema non è il pubblico ma le persone che hanno spolpato il pubblico per interessi privati. Perché ci sono quelle... Di Battista? L'ultima volta, però l'educazione è fondamentale. Certamente l'educazione inizia soprattutto nelle famiglie. Che oggi ci sia una disgregazione familiare dovuta anche alle problematiche economiche fa capire anche i problemi legati appunto all'educazione. Non possiamo scollegare le problematiche economiche che vivono le famiglie e per questo anche abbiamo presentato la proposta di legge sul reddito di cittadinanza anche appunto a un gap educativo che hanno i bambini italiani oggi. È molto importante collegare sempre delle questioni differenti a sé. Serafini! La nuvola delle parole, prima è quella di Alessandro Di Battista. Quindi reddito... Ha parlato del reddito, il reddito di cittadinanza, l'Italia, la copertura, probabilmente i soldi come... E il problema che c'è sempre. Bene. Poi Belpietro. Belpietro parla anche lui di proposta, probabilmente sempre riferito al reddito di cittadinanza, lavoro nero e soldi. Soldi, il tema delle coperture sostanzialmente. Il tema delle coperture, esatto. Poi ti leggo un tweet che arriva da questo Black Dog. Ha ragione Di Battista e Twitter collassa per eccesso di tweet pro Alessandro. Perché stasera ha ragione Di Battista al 90%. Vabbè, Di Battista... No, aver battuto Belpietro è una cosa che lei non doveva fare. No, io le posso dire tutto, ma questo è una cosa che lei non mi doveva fare. Belpietro, sono falsi. Ha consentito... Sono falsi, li ha fatti tutti casaleggio. Ha consentito porre un dibattito, no? Importante, con posizioni differenti. Io però vorrei soltanto concludere dicendo a casa che mentre forze politiche oppure tante persone che nei posti di comando in questo paese discutono se è buono il pubblico o il privato, se quella copertura per il reddito di cittadinanza è giusta o se quell'altra è sbagliata, ci sono dei delinquenti che amministrano la cosa pubblica, a cominciare dal Parlamento dove si è infiltrato il crimine organizzato. Io questo ve lo devo dire, lo devo denunciare, e se noi ci unissimo e capissimo che il primo nemico sono questi delinquenti, questi corrotti e politici non votati da nessuno che stanno cambiando l'assetto istituzionale di notte come i ladri, probabilmente anche le nostre differenze culturali, divisioni politiche con il direttore Belpietro si appianerebbero e cambieremo radicalmente questo paese. Per me lo si può fare esclusivamente però attraverso una forza politica nuova che non ci sia mai stata e non si sia mai mischiata con quel sistema, perché tutti gli scandali di cui vediamo coinvolgono Lega, PDL, Forza Italia, Sinistra, Partito Democratico, è così, prendiamone. Grazie Alessandro Di Battista, vi saluto perché adesso abbiamo Vittorio Sgarbi che ci commenta i suoi quadri, grazie a Maurizio Belpietro. Tutti falsi questi numeri. Quando arrivano il Movimento 5 Stelle, grazie a voi, e adesso Vittorio Sgarbi! È stato un duello, eh? No.